Allora, io intervengo giusto per informare i colleghi dell'Aula che la sindaca ha prontamente chiesto al ministro Delrio con nota scritta di intervenire per scongiurare gli aumenti. Quindi non è assolutamente vero che non c'è stato nessun intervento. E, oltre a questo, bisogna dire che ci stiamo occupando del tema e ci sono parecchie perplessità. Io infatti, oltre a ringraziare i colleghi dell'opposizione che prontamente hanno presentato questa mozione, devo dire che purtroppo è una mozione parziale perché la complessità della vicenda va rivista sotto anche altri profili. Quindi anticipo che oggi abbiamo cercato di protocollare e di discutere direttamente in questa giornata una mozione ex articolo 58, ma non siamo riusciti a recuperare le firme di tutti i capigruppo e quindi la discuteremo in una prossima convocazione del Consiglio. Questo ci sottolinea a dirlo per un motivo molto semplice. Dal nostro punto di vista, questa operazione che è durata parecchi anni tra ANAS, Regione e Comune di Roma ha di fatto creato delle disparità di trattamento nell'ambito di cittadini dello stesso comune. Quindi, con la nostra mozione, che voteremo nei prossimi giorni, vogliamo andare a entrare veramente nel vivo di questa, secondo me, scandalosa vicenda e capire un po' meglio anche a livello politico, economico, finanziario, ma anche e soprattutto legale, quali sono i margini per arrivare a una completa gratuità come è previsto per i cittadini all'interno del raccordo. Grazie.